Riccardo Quaresima, protagonista di questo match, vinto per 5-2, una grande finale da parte tua, una grande partita, hai fatto i primi due gol, una vittoria meritata. Sì, è stata molto equilibrata fino verso la fine, dopo la fine siamo usciti, abbiamo dilagato, comunque è stata una bella partita, tesa, una bella squadra ce l'avamo contro. Diciamo che dopo i primi due gol avete subito un contraccolpo psicologico per la doppia reazione da parte della squadra avversaria, però nel secondo tempo siete riusciti a emergere dalla distanza. Sì, dopo i due gol ci siamo un po' fermati e dopo con la fatica degli avversari siamo usciti fuori, diciamo. Siete contenti però per questo successo? Molto molto contenti. Riccardo Prezioso di fatto ha deciso questa partita su due pari nel secondo tempo, una doppietta sontuosa, una vittoria comunque meritata da parte vostra. Sì, è una vittoria meritata anche perché andavamo in vantaggio sul 2-0, c'è stato un calo psicologico e siamo andati sotto, comunque come squadra abbiamo dimostrato di essere la migliore. Sembravate preparati anche molto dal punto di vista atletico, ma vi siete allenati fisicamente oppure vi siete ritrovati soltanto per giocare queste partite? No, soltanto tornare di calcetto. Complimenti. David Bersani del Lido del Sandalo, una partita giocata ad armi pari, un primo tempo in cui avete tenuto testa la squadra avversaria, poi c'è stato il drastico calo. Purtroppo sì, siamo andati benissimo nella seconda fase del primo tempo, poi calo fisico e gli avversari ci hanno sopraffatto. Ci abbiamo provato fino in fondo, però sono stati più bravi. Poi il loro portiere ha fatto bellissime parate, i nostri giocatori non ce l'hanno più fatta purtroppo. Comunque soddisfazione per essere arrivati in finale, per esservela comunque giocata fino all'ultimo questa partita. Ci abbiamo provato, però purtroppo uno di due deve vincere, è stata la squadra avversaria. Ci siamo divertiti e nessuno si è fatto male, la cosa più importante. Giuseppe Gaudino, vincitore insieme alla sua squadra di questa edizione del torneo del Tuffo in Rete, ma nonché anche organizzatore. Un torneo che comunque è riuscito molto bene, 8 squadre iscritte, una bella finale. Sì, è stata una bella finale avvincente, alla fine siamo riusciti a strappare questa vittoria, questo tricolore che va tutto per il presidente Andrea Galvani che ci ha permesso di fare questo torneo. Un torneo che probabilmente verrà anche replicato, immagino, gli anni prossimi. Sì, come primo anno ecco, siamo partiti, abbiamo fatto due gironi da quattro squadre, il prossimo anno speriamo di organizzarlo soprattutto d'estate, e di incrementare il numero delle squadre. Tutte le persone me l'hanno chiesto, perché non fai un torneo sui stabilimenti, e ci siamo messi i primi di agosto a organizzare questo torneo, perché chissà chi organizza tornei, c'è un'organizzazione sotto non indifferente, e siamo contenti di questo torneo. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.